stiamo realizzando questo pontile in Ajobè, un legno molto duro, è l'unico legno praticamente che affonda, stiamo parlando di 1300 kg per metro cubo, con degli incastri che abbiamo fatto in maniera chirurgica, praticamente degli incastri particolari a coda di rondine lavorati con una macchina a controllo numerico che ci permette di evitare l'ausilio di staffe facilmente aggredibili dalla sansevieria del mare, al fine di ottimizzare il lavoro per una durabilità maggiore. Tenete presente che questo pontile reggerà un carico di 400-500 kg per metro cubo. L'uscita dall'acqua ha uno sbalzo di circa 4 metri, la palificazione è stata fatta dalla madre azienda del consorzio, il consorzio si chiama Sinergica Stabile, l'azienda capitana è Apulia Group, la quale ha realizzato la palificazione in cemento che va per 8 metri in fissa nel banco di granito sotto, sempre per fini di solidità. La passeggiata è lunga circa 500 metri per il momento, più ci sono delle rampe per disabili per l'abbattimento delle barriere architettoniche, delle scale di accesso sopra, il cordolo in granito sarà tutto rivestito in legno con un'illuminazione particolare a LED da inserire sotto. Questo è quello che so, poi il resto sicuramente ci saranno altri sviluppi sull'azienda che si sta occupando della pavimentazione, della riqualificazione della strada. Facciamo parecchi lavori in Italia e parecchi controllori vengono qui in cantiere o sui cantieri a guardare, a controllare. Questa volta è venuto il sindaco di persona e a noi ha fatto molto piacere. È sceso giù in passerella a controllare anche le viti in acciaio inox che mettiamo. Quindi veramente ci ha fatto molto piacere perché alla fine abbiamo solo da dimostrare le cose fatte per bene.